Benvenuto a Federico, insomma, la tua prima conferenza in maglia biancoverde. Raccontaci un po' le tue sensazioni da quando sei arrivato, visto che insomma adesso mancano anche 7 giorni al campionato. Tanto buonasera a tutti e grazie e benvenuto. No, di sicuro positive è quello che cercavo, che pretendo da questa sfida. Sono venuto qui per fare qualcosa di importante, qualcosa di bello, perché questa piazza merita e vuole creare qualcosa di importante. È facile? No, assolutamente. Sarà una cosa difficilissima, sarà un percorso lungo, sarà un percorso che ci metterà a dura prova, però diciamo che vogliamo stare lì davanti, vogliamo provarci e vedere come va. Federico, benvenuto anche da parte mia. Allora, Casarini, Dall'Oglio, Franco, Garetto e Matera. 5 giocano in 2, 3-4-2-1, almeno io lo chiamo così. Insomma, è un bello stimolo, però anche sarà duretta, si sgomiterà per una maglia da titolare lì in mezzo. Beh, meglio. Meglio perché... Se giocassero sempre gli stessi vuol dire che le alternative scarseggiano o non sono all'altezza. Quindi se ci sarà ricambio della grossa concorrenza vuol dire che il livello è alto, vuol dire che siamo tutti pronti per dare una mano alla squadra, noi come poi in tanti altri ruoli. E questo farà sì che il livello si alzerà e porterà anche la squadra a ottenere risultati migliori. Oggi la manovra è sembrata un po' lenta all'inizio al centrocampo, questione di condizione fisica o ricerca di sincronismi, non so, provavate spesso delle giocate, poi abbiamo visto anche con gli attaccanti, c'era questa ricerca spasmodica dello schema oppure la condizione non è ancora ottimale? Ma un po' tutto, diciamo che abbiamo provato a fare delle cose, sono venute, alcune no. Personalmente sono un pelo indietro, ma per logica di fatti, questa è la mia prima partita che faccio da l'anno scorso, neanche da l'ultima, proprio l'ho fatta anche come partita l'Alessandria. Sono subito 90 minuti, non ho quella freschezza da metà campionato, ecco, però di sicuro arriverà il prima possibile, perché comunque siamo già in campionato, quindi deve arrivare assolutamente il prima possibile. È logico che veniamo da una settimana comunque importante con dei carichi, che era l'ultima prima del campionato, e quindi probabilmente le gambe non giravano tantissimo, però non sono neanche preoccupato perché sono sicuro che arriveremo a Pescara con la giusta carica e le giuste motivazioni per affrontare un grande match. Quanto è stato piacevole leggere sui social il post di Totò Fresta che ha benedetto il suo arrivo ad Avellino? No, è stato molto bello perché so quanto ci tiene la gente a lui qua, so quello che ha fatto, so quello che la gente pensa di lui, quindi questo è uno stimolo in più, uno stimolo in più perché ormai non posso più deluderlo, si è esposto talmente tanto che non posso deludere le sue parole, quello che ha detto. E niente, sono stato molto contento naturalmente. A proposito di piazza, allora noi a dire il vero raramente abbiamo visto un entusiasmo del genere in un amichevole a pochi giorni dall'inizio del campionato. Cosa ne pensi di questo? E a questo punto, anche facendo qualche passo indietro, le tue sensazioni rispetto proprio alla piazza di Avellino, se hai dei ricordi particolari o quant'altro? Allora, un amichevole così, con questo tipo qui, l'ho visto forse gli anni di Bologna. Poi non l'ho più visto perché comunque una piazza del genere non la si trova dietro l'angolo, tifosi del genere che seguono la squadra così non li si trova dietro l'angolo. Sono venuto anche per questo perché comunque non perché nelle altre piazze non ci fosse, però Avellino è Avellino per il tifo, quindi io ho avuto la fortuna, mi dispiace anche ricordarlo, però stiamo parlando di pubblico, quindi mi collego a quello, ecco, insomma, della partita in Serie B comunque col Bologna, uno spettacolo venire qua e giocare quelle partite lì, e sono sicuro che se riusciremo a fare qualcosa di importante anche quest'anno
otterremo quel pubblico, ed è il nostro obiettivo, perché giocare con quella cornice lì allo stadio è una roba che non è per tutti, ed è una roba che anche all'avversario comunque pesa, e quindi ci servirà tantissimo. Quello che sta dimostrando credo che sia fondamentale, e già da Pescara vogliamo regalargli una gioia, ecco. Grazie. Grazie.